è stata probabilmente la velocità a causare l'incidente in cui questa mattina, poco dopo le 7.15, ha perso la vita Davide Pizzorno, 21 anni, di Cengio. Lo stabiliranno comunque gli accertamenti dei carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Cairo Montenotte. Il giovane, che prestava servizio civile come obiettore di coscienza a Savona e che frequentava l'Accademia dell'Arte di Brera a Milano, viaggiava su una Fiat Panda. L'incidente si è verificato a metà del lungo viadotto dopo la galleria Fugone dello svincolo autostradale di Savona. L'utilitaria si è scontrata frontalmente con una Nissan condotta da Renato Salvi, 61 anni, di Savona stessa, che ha riportato ferite poi giudicate guaribili in pochi giorni. Più gravi invece le condizioni del giovane soccorso prima da altri automobilisti, quindi dai vigili del fuoco e dai militi della locale pubblica assistenza. Davide Pizzorno è morto durante il trasporto all'ospedale. Sull'accaduto è già stata aperta un'inchiesta da parte della magistratura di Savona. Il giovane era figlio di un artigiano, Danilo Pizzorno, che viveva separato dalla moglie Daniela Mainero, una famiglia piuttosto conosciuta in tutta la Valbormida, anche per l'attività imprenditoriale che svolgeva a Cengio, il nonno dello studente deceduto. Ora sul viadotto Rastrello di Altare ci sono soltanto i tecnici dell'ANAS che stanno ripulendo in pratica quello che è rimasto dei rottami delle due autovetture che si sono scontrate. Un incidente frontale, uno dei tanti che succedono su questo viadotto, altri ne erano successi già in passato, a soli 300 metri dallo svincolo di Altare verso il paese della Valbormida.